Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati qui per la 16ª parte di Control. Stavamo andando a cercare il buon vecchio Ati, che a quanto pare è qui da qualche parte. Io sto seguendo la sua visione, diciamo, il suo pensiero, chiamiamolo così, non lo so. E direi di andare. Dovrei andare da questa parte, credo, perché altre strade non ce ne sono. Io sono arrivato... Da dove sono arrivato nemmeno lo so, nemmeno me lo ricordo. Punto di controllo l'ho utilizzato, quindi vado di qua. Questa parte qui non è... Ah, sono di nuovo nella cava? Non lo ricordo quest'area. La ricordo. Ah, è lì il ricordo di Ati. Potrei volare per raggiungere Ati. Qui forse c'ero stato, non c'ero stato, non mi ricordo. Non è la zona che si raggiungeva con il, diciamo, il la. Ci sono i nemici col jukebox. Potrei anche ignorare il resto, andare direttamente là, anche se probabilmente mi perderò qualche documento. Però il mio obiettivo al momento è Ati. Quello non l'ha presa tanto bene. Toh, addio. Adesso la mia arma è più potente. Dovrebbe stare qui, Ati, no? Cava di roccia nera, zona riservata. Lui sicuramente è nella zona riservata. Sa che l'ascensore nemmeno lo posso chiamare, quindi dovrei buttarti giù, mia cara. È bello profondo, eh? Voilà. Zona riservata. L'ho già raggiunta? Sembra molto riservata, dal momento che non c'è neanche un nemico. Di qua. Niente di interessante. Allora andiamo di qua. Guarda un po' qui, guarda un po' là. Forse lì Ati. Ah, eccolo lì, è lui? Sembrerebbe Ati. Posso andare lì, ma prima guardo un attimo qui in zona, nel caso ci fosse qualche documento. Non cadere giù, Jesse. Ati, sto arrivando. Sei tu Ati? No, non è Ati questo qui. No, questo è un nemico. Altro che Ati. Salve. E stavo per risparmiarlo. Ma qui è finita l'area. Dove devo andare? Ci sono dei documenti. Un documento e qualcos'altro. Insert su Albany. Dettagli. All'arrivo, la squadra ha fatto irruzione nel magazzino, scoprendo alcune casse di prodotti non consegnati ormai abbandonate dal precedente proprietario. Mentre indagavano sul rumore, una cancellato, lungo il lato meridionale dell'edificio l'ha fatto crollare verso l'interno. Le casse di legno presenti hanno accelerato il cancellato dal cancellato, facendo perdere conoscenza all'agente operativo cancellato e a due reclute. Gli altri sono riusciti a fuggire dal magazzino prima che crollasse completamente. Sotto le macerie, all'origine del cancellato, hanno scoperto AI-63 che attirava e respingeva detriti. Sono rimasti di guardia attorno all'oggetto fino allo scomparire della luna, e a quel punto l'effetto è cessato. Hanno poi riportato l'oggetto all'agenzia senza ulteriori indagini. Non c'è stata alcuna vittima. Il crollo del magazzino non è stato osservato da alcun civile e quindi non è servita alcuna azione di copertura informativa da parte del Dipartimento Comunicazioni. Ok, adesso premerò questo tasto e succederà qualcosa. Immagino. O forse non succederà niente. No, qualcosa succede. Ah, è tipo un... Mi porta qualcosa qui, scommetto. Allora, non hanno presa tanto bene. Ho avvertito.
questo affare ha svegliato il vespaio. No, 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 no. Miseria. Uè, uè, uè. Calma, calmini. C'è quello lì che rompe le palle lanciando roba, robetta. Ho poca vita, devo far... Ok, qui. Oh, sparisce. Ok. Il problema l'ho tolto di mezzo, quello più problematico. Oh, guardate lì, in 2 secondi mi fanno un danno enorme. E sparì. Ah, un altro di questi. Toh, sparisci. Ancora un altro colpo, toh. Questo qui che rompe le balle. Vabbè, oh. Tu sarai il prossimo, amico. Tanto non andrai tanto lontano, to. To. Adesso sicuramente sarà arrivato quell'affare, pronto a portarmi nel nuovo luogo, infatti c'è la... questa specie di pseudo seggiovia con la musica, quando c'è la musica d'accompagnamento, una cosa tra le casse, eccole qua, musica apprezzata da Ati, perché quando c'è, dove c'è Ati c'è questa musica. Peccato che la nostra Jessie non abbia la capacità di volare fin laggiù. Nessun luogo. Quindi non siamo da nessuna parte. E infatti area non mappata. Speriamo che la musica non abbia problemi di copia. Cosa fa? Quando... non riesce a correre lei. Chissà che cosa succederà ora. Non puoi volare, Jessie? No, qui non puoi neanche volare la nostra Jessie. Mi sa che ho preso il raffreddore, dannazione. Ma sarà almeno lì il nostro Ati? Sono in nessun luogo. Non posso neanche volare, tra l'altro. Non vedo nessuno tranne un pulsante laggiù che forse porterà da qualche parte, non lo so. Cioè, ma almeno fammi saltare. Io scendo qui, haha. Tango dell'eroe, che roba è? Ah, una musica. Non si può andare più velocemente? Sì, era solo una musica, niente di...
Pulsante non lo posso utilizzare, a quanto pare. Sono in una zona non zona. Cavolo, è sto posto. Sto giù in fondo. In realtà non vedo niente, Jesse. Comunque, andiamo dove vuoi tu. Lì c'è qualcosa. Forse un documento. Sì, un documento anche in quest'area. Nei luoghi più sperduti c'è qualcosa. Ah, è Ati. Vabbè, un attimo. Fammi leggere, Ati. Albero Holiday Memories. AI-14AE. Risorse supplementari. Estratto dal discorso alterato di AI-14 del dottor Theodore Ash. I risultati sono incredibili, ma ancora di più la velocità della scoperta che abbiamo fatto. AI-14 copia le nostre parole, ma dopo numerosi test ho scoperto che alcune mancano proprio dal suo vocabolario. Abbiamo isolato tali parole, confrontandole con testi esoterici dei primi tempi dell'agenzia. Abbiamo rilevato che tali termini, se disposti in particolari schemi e pronunciati a velocità e cadenze diverse, suscitano una reazione da parte dei materiali alterati. Abbiamo testato queste sequenze di parole specifiche, una formula, se vogliamo, sugli altri oggetti alterati trattenuti nella sala degli esami. Sono stati riscontrati diverse risposte fisiche, con un tasso di successo dell'82%. Abbiamo dimostrato che le parole possono influenzare concretamente questi oggetti. Eventuali applicazioni specifiche devono essere ancora valutate, probabilmente a scopo di contenimento o identificazione. Ciò cambierà drasticamente il nostro approccio operativo. E, a pensarci bene, ci sono ancora altre parole da scoprire. Dove sei, Ati? Io non ti vedo, ti sentivo parlare ma non ti vedo. Sarai giù in fondo? Non è che mi perdo qua? In questa stranissima area. Qui si cade? No. Parla nella sua lingua. Non credo che ci sia niente qua, no. Qui, no? Devo andare avanti, veloce, verso la luce. Cos'è? Avete visto? Sta cambiando area. Adesso diventa una cosa con gli alberi, no. Hey, girl. Morfini. Holidays, holy. Ah, è finlandese, Ati. C'è il mare, il poi... Io ti sto raggiungendo, Ati. Ci provo almeno. Quanto mi sono allontanato? È un bel po'. C'è il tuffo? Chissà dov'è. Ati, ci sei? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Eccolo qua. No. Bart, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Ah, per il labirinto. Grazie, Ati. Infatti, là, mi ero perso, non riuscivo ad andare avanti. Of course it did. He gave me his cassette player. E c'è anche un Polaris, tango finlandese. The janitor always has the keys. Lì tra l'altro c'è un altro punto di controllo che mi farà tornare indietro, fortunatamente. Se vado avanti non c'è niente, vero? Chissà se l'aria è infinita o no. Non è infinita, sicuramente ci sarà una fine. Infatti qui cadrò giù nel vuoto e poi si muore, infatti. Non c'è niente in... Ok, posso andare avanti, potrei fare anche qualche missioncina secondaria, vediamo un po'. Qualche missione di Ati, tra l'altro. Che sono le sue missioni. Intanto attiviamo il punto. Ora è mio. È il mio potere anche questo. Contromisure del consiglio. Ottieni ricompensa. Ottieni ricompensa. Questa qua ne... Devo fare ancora queste. Ma tanto sono tutte da fare. Non sono di vitale importanza per ora, anche se dovrò farle per i trofei.
Tanto vado avanti come mi vengono, glielo attivo, poi si vedrà. Collezionabili, telefono rosso. Telefono rosso sarà uno di... Ok, fondamenta. Voilà. Allora, missioni. Contenimento non me ne frega niente. Polaris. Adesso posso andare là. Però prima. Allora, fuga di Langston. Era collegato un'altra missione secondaria, se non erro. Che non posso ancora fare, però. Zona di... Ho visto tutta quest'area. Di là ancora non ci sono stato. Devo finirla quella di Langston prima o poi, che si trova di là, che non ci sono potuto ancora stare, andare più avanti. Allora l'altra era parte Polaris. Che casino. Parla alle piante. Parlare alle piante può essere una missione rilassante, no? Centro di ricerche. Posso mettermi qua. Cosa vorrà dire parlare alle piante? Letteralmente. Ciao pianta. Devo fare così. Va tutto bene? Sei rilassata oggi? Vuoi un po' di... concime? Non lo so, vedremo, vedremo cosa succederà. Magari ho scelto la missione più difficile di tutte, ma non credo. Dopo quelle che ho fatto con i boss, abbattere quei boss secondari, non penso che fare le missioni di AT siano così complicate rispetto alle altre. Tre ne ho di AT, ben tre. Due hanno a che fare con la muffa, una appunto con le piante, con la pianta, le piante. Dai, dovrò usare il mio pollice verde. Poi qua le piante, questa qua è una pianta, ma cosa... Parla alle piante che significa, scusa? Queste piante, queste qua piccoline, non lo so io. Ah, ecco, sì, mi stava dando qualcosa, ho schiacciato per sbaglio. Queste? Ah, non sei brava con le parole. Parla, di qualcosa. Ti stimo. Ti stimo, pianta. Potrebbero essere ovunque queste piante. Quindi per fortuna me le segna, quelle con cui devo parlare. Anche un'altra qua. Ah, quelle appassite. E torna su. Come se Jesse le avesse detto qualcosa di zozzo. Così si eccitano le piante. Sono già a metà comunque. Non credo che qui ci siano piante con cui parlare in questa zona. Ta ta ta, dov'è l'altra pianta? Magari sono anche su, non lo so. Qualche piantina appassita? A parte qualche rompipalle, no. Sì, una qua. Do you have a family? I have a brother. I miss. Anche le piante hanno una famiglia. A quanto pare. No, qui no. Oh, può essere ovunque la pianta, su e giù. Io giro.
quante palle, fantastico. Questo è un documento mai preso, vedete? Manco sempre... Ah, lamentele sulle piante. C'è sempre qualcosa che non prendo. Ehi, mi stavo chiedendo una cosa sulle piante nel settore ricerca. È davvero necessario cantare alle piante? Beh, adesso anche parlare alle piante. Si vede che prima bastava cantare. Voglio dire, il custode ha una bella voce, le piante sembrano gradire. Forse potrebbe cambiare motivo? Mi sono un po' stancato del tango. Ah. E poi da dove vengono queste piante? Pare che nessuno ricordi quando sono state piantate. Parere mio, piacciono un po' troppo alle persone. Stiamo subendo un'invasione di piante d'appartamento? Conviene investigare, dottor Lewis. Dottor Lewis, io non lo so, il mio obiettivo è solo parlare alle piante, non devo neanche travasarle, quindi... Qui sto andando via. Ecco, ah, qui c'è un altro, ok, bene. I have no experience in leadership roles. I have no on-the-job training. Ok, ne manca ancora una. Quindi è una missione veramente una bazzecola, questa missione qua. Mi basta trovarla. Potrebbe essere ovunque effettivamente la pianta, eh. Sono nel settore ricerche. Nel centro di ricerche. Lassù in alto. Dopo aver messo in alto il nostro caro Ati. No, però c'è un documento. Ah, disaccordo con la dottoressa, Darling. Ah, lui era in disaccordo? Gentile dottor Gentile dottor Darling, sento il dovere di informarla della molto discutibile documentazione sulla scrivania di Underhill. È chiaro che non abbia idea di cosa sia la muffa. Lei afferma che ci sono microrganismi responsabili per la creazione della muffa. Ridicolo. È un fungo che cresce rapidamente, non molto diverso da Kutsu. Sta creando ad arte un caso complesso per giustificare le sue assurde richieste di finanziamento. A tal proposito, trovo curioso che un suo vecchio amico approvi il suo budget senza porre domande. Mi chiedo se il comitato di supervisione potrebbe trovare interessante questo fatto. Cordialmente, dottor Abram Lewis. Comunque sia, qui piante non ce ne sono. Di là? Ah, è qui dove c'erano il... Sì, mi ricordo. C'ero stato qui, tra l'altro. Però non ho preso... Guarda, tutto sto sangue. Procedure per il martello. Martello da gioco. AI5BE. Nota, in base al regolamento di archiviazione 8A, questo documento è stato modificato per soddisfare gli standard amministrativi attuali. Parte della terminologia potrebbe essere datata. Procedura di contenimento. Non si conosce ancora alcun metodo per reprimere l'effetto taumaturgico dell'oggetto. Per prevenire l'infezione, se manipolato, occorre indossare adeguati guanti di sicurezza. Descrizione effetto alterato. L'oggetto è una mazza di legno proveniente dal gioco da Luna Park High Striker. Un lungo manico di legno si estende dalla testa. L'oggetto infetta ogni materiale organico con una malattia sconosciuta a seguito di un contatto fisico. Gli effetti di tale malattia sono simili a quelli della lebbra, ma si sviluppano con un tasso molto più rapido. Nel giro di pochi giorni, negli arti più vicini al punto dell'infezione, si manifesta una vistosa perdita di tessuto. Anche se la malattia non ha ancora provocato vittime, le infezioni secondarie che ne derivano hanno indotto numerosi decessi. Luogo nascosto scoperto. Ah. Qui c'è una radiolina. Ma quindi mi ha dato un punto. E sono venuto casualmente qui per le piante. Neanche. Devo levarmi qualcosa dal mio inventario. Che cosa posso levarmi? Qualcosa di doppio. Tanto cosa me ne faccio di tutte queste cose?
po' di roba l'ho levata, magari levo anche qualcosa delle armi. Ma quanta roba c'ho qui? Eh sì, sono al massimo, infatti. Devo levarmi tutta la roba non comune via, se no non ne esco più. Ok. Magari anche qua levo tutto il non comune. Che cazzo me ne faccio? Mi tengo solo la roba rara. Inutile tenersi tutta questa roba qui. Sì, la solita radiolina. Cosa? Ok. Non mi aspettavo certo questi stronzi. Ah beh, mi dà il coso, mi sta bene allora. Per le risorse. Beh, se state lì ragazzi. Una sorpresa trovarmi tutti sti nemici qua. Forse ci sono proprio giusti, eh. Sì, sì. Anche di più. Ma da dove arrivano? Beh, comunque sia, ragazzi. Adie. Adios, amigos. La mia cosa l'ho presa, giusto? La... l'ho finita. Questa è qui ancora 25, vabbè. Si farà. Spacca tutto, Jesse. Fai la vandala. Qui invece? Questo non l'ho visto. Cos'è? E darling? Non si capisce. No, non è darling. Buh. Sì, darling. Vabbè, lo posso guardare da... collezionabili. Lo guardiamo di qua che si vede meglio. Secondo me. Eh sì. Decisamente meglio. Qui sembra uscito fuori di testa totalmente. Più che altro spaventato. Da qualcosa. Si stava vedendo qualcosa, poi è tolto. Miglioramento salute. Ha fatto bene alla fine entrare anche qua, tanto. Allora, andiamo alla ricerca dell'ultima pianta. No! Morte accidentale per caduta. Ho involontariamente schiacciato il tasto X e Jessie è morta. Comunque dovrei essere sempre lì. Mi dispiace solo per i punti persi. No, volevo scavalcare e poi volare. Invece non mi è... semplicemente è caduta giù Jessie. Non mi ha dato neanche il tempo di schiacciare il tasto. E non pensavo neanche che morisse da quell'altezza. Pensavo che magari
si facesse male, sì, ma morire. E vabbè. Tanto sono sempre lì, perché punto di controllo l'avevo toccato. Ma è possibile che non ce ne sia neanche una qua di pianta? È possibile? Perché effettivamente questa potrebbe essere l'unica area dove potrebbe starci una bella piantina, ma nei bagni non c'è, non c'è niente da fare. Nel cesso non credo nemmeno, non penso che metta una pianta lì, non penso che la mettano proprio in quel punto. Dove cavolo sta sta pianta? Non dimmi che è in alto, che ho ignorato qualcosa verso l'alto. Chi è che rompe? Qua per esempio non c'ero stato. Le piante qui non ce ne sono, no? C'è ancora qualcosa più in alto? Magari in alto io non lo sapevo. Un cadavere. Oh, io non so più dove cercare. Qui non ci sono mai stato. Cos'è sto posto? Cos'è quest'area? Appunto, un'area segreta. Vabbè, sono entrato, ne valeva comunque la pena, no? Alla fine fine. Ma com'è, come l'altra col... Ora c'è un pupazzo. Mi sa che devo guardare un attimo una guida per... Dai, vola. Posso volare anch'io? Vogliamo insieme? Perché non serve a nulla volare. No, torna indietro. Non so dove cercare l'ultima pianta. Devo guardare una guida perché sennò perdo solo tempo. A meno da capire giusto dov'è sta piantina. O più in alto di così non si può andare, Jesse. Mi sa che ti devi arrendere all'idea di controllare una guida. Ok. Dovrebbe essere questa. Il problema è che ci sono i nemici rompipalle, ecco perché non me la faceva prendere. Vabbè. Con i nemici lì non me la fa... Diciamo non me la fa curare la pianta. Crede che è spaventata dai mostri anche. C'è anche la sfera rompipalle. Non ci pensavo sinceramente all'ipotesi dei mostri che nel caso ci fossero loro non avrei mai potuto prendere la pianta. Non ci pensavo proprio. Maledettis. E tu schiatta. C'è ancora la sfera rompipalle. E tu sparisci anche te. E ancora. Cosa va fatto sta pianta che rompete le palle? Dov'è l'altro rompipalle? Non lo vedo. C'è ancora qualcuno, Perché c'è? No, 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 non cadere giù. Oh, sparisci. Sì, do anco... Ah, lassù. Quello è rimasto là. Forse è finita adesso. Sì, infatti adesso me la dà. No, non ci pensavo sinceramente a questa ipotesi. Ecco perché girava a vuoto.
Your chlorophyll really brings out the green in your leaves. That's... È la missione completata. But I kind of wish there were more. Due punti. Restano le altre, quelle della muffa. Probabilmente meno complicate. Che disastro, togli la muffa, elimina la muffa, elimina la muffa. Beh, sempre muffa. Nel settore di contenimento. Ovviamente non è qui il settore di contenimento, devo andare più in alto. Allora. Qui che cavolo è? Ah, qui vado direttamente, ok. Muy bien. Cambiamo posto, Jesse. Andiamo dove bisogna andare. Alla medica. Alla medica. Prima prendo la mia ricompensa. Voilà. Io vado invece dove si trovano loro nel... Magari c'è qualche missione attiva, posso prendere due piccioni con una fama. Fava. Contenimento. Quindi sì, quella del contenimento è una buona idea. Se n'è qualcuna del contenimento. Questo è del settore di contenimento. Uccide i nemici nel settore di contenimento usando le abilità. Quindi niente attacchi fisici, cioè niente armi. Sì, abilità. Allora mi devo potenziare. Già che ci sono. Vabbè, non posso più fare niente. Andiamo là. Alla medica. Anche qui mi mancano delle parti. Che non so dove andare, perché non mi dice la mappa. Là c'è il panopticon. Sì, nel settore logistico forse è la migliore ipotesi, credo. Qui ci sarà da menare un po' le mani. Vado a trovare i miei amici della muffa per ben due volte, perché dopo di questa ancora un'altra volta. Almeno avrò fatto tutte le missioni secondarie di Ati e poi potrò proseguire nella campagna storia principale. Andare nel luogo del posacenere, del labirinto del posacenere e finalmente muoversi, forse. Credo. Vedremo, vedremo. Intanto facciamo queste missioni secondarie. Allora, la medica di qua. Credo. Già subito qui la medica. Elimina la muffa, cosa vuol dire? Ammazza i nemici? Sto arrivando, eh. C'è tanta muffa qui. Con la musichetta. Ma elimina i nemici. Cosa sono nemici? Con la musica.
parte che non vedo niente, nessuno io. Che vuol dire elimina la muffa poi, scusami? Ho sicurezza, non sono già uscito io. Ah, i nemici muffosi? No, ma questi non sono nemici muffosi. Ma intanto faccio anche la cosa tattica, già che ci sono. Sì, ma io cosa dovrei... Come le elimino la muffa? Cioè, cosa intende per eliminare la muffa? Qualcun altro, eccolo là. Oh, una sedia a rotelle, ti servirà. E questa qui è la muffa allora? Sta roba qua? Infatti. Ah, non è elimina i mostri della muffa, ma elimina la muffa. Ho capito. Sembra viva, effettivamente. Il quadro si muove, è normale? Ho posseduto il quadro, qui non c'è niente. Devo guardarmi dappertutto, in alto, in basso. Uno è là. Ma è tutta in quest'area? Com'è? O in altre zone? Anche qui di fuori, ma non credo. Non credo che sia tutta qui. Sarà anche da qualche altra parte, tipo di qua. No, non vedo niente. E dai. Alla medica. Ma che rompi palle. L'unica cosa che mi guadagno... Faccio ste missioncine qua. Sì, ma la muffa? O è tutta là in quel punto? Io non l'ho vista. Voilà. Accoppati tutti. E mi sa che tutta la muffa. Come non lo so. Non è che c'è anche qua dentro. Quest'area fa schifo, eh. Però muffa non ce n'è. No, boh. Ne ho eliminata metà più o meno. Possibile che non riesca a vedere l'altra metà? Sia così orbo. Torniamo un attimo lì, va. Ah, ecco, infatti un'altra è qua. È in quest'area qui così, allora. Ancora due ne restano. Ah, ecco un'altra qua. Ok, è tutta qui così. Devo guardarmi in alto, anche in basso. Allora, usiamo la testa. Che me frega. Guardo tutto in alto. In cielo. In alto non ce n'è più. Quindi o in basso. Quella non è muffa, vero? Non mi pare. Per sicurezza un colpo di rodò, ma non lo è. No.
non ha quel colore lì. Può essere anche qua dentro, che non, prima non l'ho notata. Ecco, infatti quei buon temponi degli sviluppatori l'ha messa qui, dove probabilmente difficilmente uno ci sarebbe andato. Voilà. 3 punti abilità. Missione facilissima. Adesso ce n'è ancora un'altra. I nemici li ho ammazzati tutti. No, me ne manca uno. Vabbè, trovando qualche nemico. Vado nel panopticon. Non c'è neanche un simpaticone qui che ha voglia di prendersi due colpi in testa. Peccato, eh? C'è nessuno, non c'è nessuno. Vabbè. Io vado ancora avanti. Qui qualcuno c'è. Qualcuno c'è. Ah, l'ha fatto. Non mi interessate più. Adesso mi basta uscire e trovare un punto di controllo. L'ascensore, l'ascensore. Con calma, eh. Vai, chiudi, chiudi. Non potete entrare, è privato, è privato. Brava la nostra Jessica. Ok, qui c'è il punto di controllo. L'altra missione è ancora più muffa, nel settore di manutenzione. Manutenzione, quindi posso prendere qui un no, abbandono. Tieni ricompensa. Incursione e manutenzione. Infatti qui uccidi i nemici nel settore di manutenzione. Uccidi l'isse detonante. Abbandono quello esecutivo e metto tutto in manutenzione. Intanto devo andare lì. Vabbè, io l'ho attivata, poi si vedrà. Manutenzione, manutenzione. Eccolo là. Pompe refrigeranti. Forse da qua vado nelle pompe, giusto? Perché di lì vado giù. Provo ad andare di qua. Credo che sia questa la strada migliore. Almeno spero. Incrociamo le dita che il sottoscritto abbia scelto la strada giusta, quella più vicina per raggiungere appunto la muffa. Allora, sono qui. Esatto, di qua va nelle pompe. Ah, lì la fornace, ok. Mi sta bene. Ah, sì, vado qua giù. Quindi la muffa è andata fin qua giù.
Ah, mi mancava quest'area. Quant'è che non ci scendevo giù di qua? Mi avevi già fatto fare una missione, Ati, qua. Qua giù. Quindi qua la muffa. Questo punto. Vediamo se la ve... Non vedo la muffa. Vedo dei nemici però, il compenso. Beh, tanto mi occupo dei nemici. Sono spariti. Dove cavolo sono? Mostratevi a me. Volare. Oh oh, sparare. Wow, wow, wow. Di più. Ammazzane di più. Felice di farlo anche tu. Dopo questa mia piccola interpretazione. Poi riuscisse a spararli. Se mi conviene da terra, to. E poi posso lanciargli anche ste casse, to. Mi sa che sono tutti morti, sì. La muffa è qui, la muffa è qui da qualche parte. Com'è, uguale a prima, la stessa tipo, lo stesso tipo di muffa? Allora, qui non vedo niente, prima di tutto, che... Forse là c'è qualcosa, invece. No, è caduta. Jesse, non cadere. Fammi un favore, Jesse, vai lassù. Credo che quella sia la muffa. Allora, qui muffa ce n'è effettivamente. Elimina la muffa. Ah, eccola là. Cosa? Non l'ha uccisa? Perché non l'ha? Mi sa che di sta. Ah, è qui in alto. Quindi è tutta in alto? Tutta in alto questa muffa? Ah, finché non la vede non la puoi distruggere. No, no. Ma non la distrugge. Non è muffa questa qui. Questa sembra una, più che altro una pietra ammuffita, sì, ma... Mi sa che alla fine ho preso un abbaglio, infatti. Ma questa è la muffa, infatti. Sparavo una roccia che sembrava una muffa, ma che non lo era. Vabbè, oh, capita, eh. Quella dovrebbe esserlo anche, no? Credo che sia tutta in alto questa muffa, secondo me. Mi dà quell'impressione lì. Ma mi sbaglierò, magari, non è detto, eh. Però qui la muffa e la contaminazione c'è. Si sente la musichetta del nostro Ati. Che dite, potrebbe essere anche qua la muffa? Ma non credo proprio, in realtà. Una radiolina. Qui dove sono, scusami? Ah, è ufficio del custode. Ah, tutto il giro, ok. No, ovviamente non è qui. No, no. Devo tornare di qua e cercarla, in un modo o nell'altro. Potrebbe essere anche qua in alto la muffa.
O in basso, ma non credo in basso perché la contaminazione è qua in alto. A parte che qui c'è una luce, non si vede un cavolo. Due ne resterebbero, eh. E anche degli amiconi. Ah, uno è lì. No, non me l'ha colpita, non lo è? Ho sbagliato, ho preso un abbaglio? Sparisci. Sparisci. No, wait, wait. Questi rompono le palle. Ah, qui potrebbe ancora esserci della quanti. Ah, uccidili. Ok, questa allora è una cavolata. Ancora uno. Voilà. Mi sono preso un potenziamento facile facile. Per me la muffa può essere anche qua. Invece no, non c'è. Ah, qui ritorno di là. No. No, ma comunque è là in alto la muffa. È palese che sia così. Comunque mi sembra strano che quella non lo sia, eh. In su cosa c'è? Niente. Mi sa che tra poco mi arrenderò, dirò, guardo un'altra guida perché... In basso non può essere perché sembra a posto giù. Quindi non credo che sia in basso la muffa. Mia opinione personale, poi magari mi sbaglio. Questo. Quella non lo è. Aia. Jesse. Scusami. Non ho idea di dove possono essere quegli ultimi due blocchi muffosi. Sto controllando un po' dappertutto, ma... Mi sa che guarderò la guida per provare gli ultimi due perché perdo solo tempo così. Ah, eccola lì una, ok. Quindi si infilano anche qua. Forse la guida non mi serve, mi basta trovare l'ultimo. Dentro no, vero? Girarmi qua e mettermi la muffetta lì no. Sarebbe banale. Anche perché qui sei già fuori. Me ne resta una, è sicuramente lì da qualche parte. L'area è piuttosto grande. Qui magari... Non vedo niente di qua. Sotto lì no?
Sto controllando un po' dappertutto, ma... devo aguzzare la vista. Non dirmi che è quella lì. Eccola dov'era, vaffanculo. Che cavolo lo sapeva che era lì? Vabbè, l'importante è averla fatta, averlo fatta questa missione. Adesso posso andare dal posacenere. In teoria, che ho fatto tutto. Vabbè, a parte fuga di Langston, che più avanti. Andiamo nel... come si chiama lì il... punto di controllo, il più vicino che c'è. Appunto, qui ce n'è uno, perfetto. Un po' di abilità, potrei utilizzarle, ma non lo faccio. Ottieni la ricompensa. Uno. Due. Colpi alla testa. Ma io l'attivate poi. Spostamento rapido. Andiamo dal... finalmente nel... posacenere. Anche se non sono un fumatore, mi tocca andare lì. Finalmente potrò andare avanti. Faccio ancora un pezzettino giusto per vedere che cosa c'è, perché mi ha incuriosito. Sono incuriosito da quest'area. Ok. Secondo round. Qui c'ero stato una vita senza fare niente. Finalmente forse potrò... questa musica? Rock? È diversa adesso, effettivamente. Ta 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 ta. Dove vado? Di qua? Completamente diverso. Quei nemici. Con questa musica metal. Che area strana, comunque. È sempre avanti, tutto dritto, tutta dritta. Sembrano assopiti questi nemici. Mi sa che dovrò togliere la musica, questa parte. Volevo ricordarmi di levarla. Per non avere problemi. Se vado di qua invece? Niente. Stiamo assistendo a un viaggio onirico di Jesse. Bella roba, eh? Sai che mi schiaccia? Non ci sto capendo più niente. Devo andare giù? Sto
sto andando nella giusta direzione? Problemi con la musica. Ho chiuso l'area. Salve. Tu diventerai mio. Ok. Nemici a gogo. Cosa succede adesso? Niente. Altri nemici. Ah. Il bestione. C'è anche quello che cura a rompere le palle. Non lo vedo, ma so che c'è. Dov'è? Ah, eccolo là. Addio. Oh, sparisci. E dai. Quanto c'è una crepare? Toh. Oh, andato. Adesso? Una nuova strada. Ah, mi ha aperto qua? Forse è finita. E è arrivato l'altro. Per così dire, non c'è più già. Ah, ma sono finti, non tutti. È lunghissimo, vabbè. Ok, posso andare lassù. Ma non è ancora finita? Sta benedetta area? Forse sì. Forse è finita? Barriera antifuoco. Fascicoli del caso. Beh, figata. E posacenere e sigarette. Posaceneri. OOP-11KE. Procedura di contenimento. Non è richiesta alcuna procedura particolare. Descrizione parautilità. L'oggetto è un posacenere metallico con un labirinto inciso sotto la base. Contiene una sigaretta perennemente accesa. Quando legati, gli oggetti permettono ai parautilitaristi di creare un labirinto di corridoi alterati senza modificare le dimensioni dello spazio attorno a loro. Questo labirinto si forma ovunque venga posizionato l'obiettivo. Solo colui in grado di legarlo può accedere al labirinto.
ma può a sua volta concedere l'accesso ad altri. L'oggetto è attualmente legato al direttore Trench. Contesto. L'oggetto è stato scoperto e incancellato da una squadra di incursori inviati in una casa di cura per anziani, diventata il punto di scomparsa di molte persone. Anche le autorità locali sono scomparse al suo interno dopo aver risposto ai rapporti. L'agente cancellato ha scoperto l'oggetto in un cancellato, il che indica che si trattava della fonte delle sparizioni. La posizione delle persone scomparse rimane sconosciuta, ma si presume siano perse nel labirinto. E vabbè, noi invece la nostra Jessie ce l'ha fatta. È riuscita a sopravvivere al labirinto. Non so che cos'è, purtroppo. Eventi del mondo alterato è questo qua? There is a curious correlation with the yet unknowable forces. Oh no, non lo so se questa. In the form of altered world events. These forces gravitate toward archetype. Vediamo un po'. Questa qua è. Ah, è musica. Ok. Che però non la posso mettere, cioè se la faccio partire parte la musica. Telefono rosso. Vediamo un po' che cosa dice Trench. We used the slide projector. I led the expeditions into Slidescape 36. They told me not to go. The director should not put himself in danger. I told them to fuck off. I've seen action before and I had to witness this myself to find some meaning in all of this. Couldn't sit on my ass alone with my thoughts, my memories, anything but that. Those who survived were deeply affected by what we found there, by what Darling brought back. It changed everything. Whether that's a good thing or a bad thing remains to be seen. But I did find my meaning in that desert. A sound. Like a needle drilling in, cutting through the containment suit, reverberating on the base of my skull. My whole being. Darling said it was nothing. But he was wrong. It's been there ever since, growing into a certainty, into an understanding of what's at stake here, what kind of a threat we're facing. What must be done to stop it. Voilà. Quello che abbiamo visto adesso. No, non cadere, Jesse. Andavo a fare le cavolate. Quindi ho superato tutta questa parte. Tra l'altro non c'entra niente con il resto. Adesso dove sono praticamente? Nuova area, ma è... dove non sono mai stato. Cerca nell'area l'oggetto del potere di cerche dimensionali. Siamo arrivati, quindi. Mi contenterei di raggiungere un punto di controllo. E custode, la mente del custode. Qualcuno ha visto quel custode pulire qui nei dintorni? Questa non è un'area ad accesso riservato? Chi l'ha autorizzato a venire qui? E come cazzo ha fatto a superare il labirinto, dottor Dan? Il custode può tutto, lui. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. Mi sa che non sarà così. Ah, è lì il il punto di controllo. Sì, tanto mi fermerò lì. Mi lascio con la suspense.
promemoria sulla sabbia. A tutto lo staff per la ricerca dimensionale, ho sentito che molte persone si stanno lamentando riguardo la sabbia accumulata attorno al settore di ricerca dimensionale. Questa rabbia è un prezioso materiale. Questa sabbia è un prezioso materiale di ricerca da un'altra dimensione e verrà esaminata attentamente quando ci sarà tempo. Chiunque provi a pulire o disfarsi della sabbia verrà bannato da qualsiasi ricerca futura. Passerete il resto della vostra carriera a leccare francobolli in un cubicolo grigio. Non toccate la mia sabbia, dottor Darling. Si arrabbia per un po' di sabbia. Ce n'è di sabbia nel deserto, anche nelle spiagge. Eccola qui, questa qui è la sabbia di cui parlava. Ce n'è anche un po' qui. L'ha messo un po' dappertutto in pratica. No, qui non c'è. Va bene, usiamo il punto di controllo così mi... Ah, e qui c'è tutta la sabbia che va su, ok. Prendiamo il punto. Il punto della situazione, facciamo. Ah, ce n'è uno lì. Prendi anche questo. Già che ci sei. Qui è invaso dalla sabbia questa di qua. Invece questa non ce n'ha neanche un po'. Questa non ha niente. Questa ne ha un pochino. Ok, spero che questa 16ª puntata di Control vi sia piaciuta. Nella prossima andremo lì. Ricerca sul proiettore, laboratorio di risonanza di Hadron. Ma solo nel prossimo episodio faremo questo, tutto ciò. Quindi vi saluto e come sempre al prossimo video. Ciao!